Carissime, le amiche di Ade Gabri, allora ragazze, questa è la seconda ed ultima parte della gonna che abbiamo fatto in precedenza. Abbiamo preso le misure, l'abbiamo tagliata, abbiamo passato i punti denti, e adesso dobbiamo andare ad imbastirla, no? Ce la misuriamo e la cuciamo, ok? Per prima cosa, noi cuciamo le pants, vedete sul dietro, eccolo qui, mettiamo al rovescio il tessuto e vediamo i nostri segni. Li facciamo combaciare perfettamente, vedete? Tanto da una parte. Allora, per prima cosa, noi lì, per vedere se combaciano, prendiamo una spilla e con la spilla ci accertiamo. Ecco qui, questo va bene. Un trucchetto è quello di sentire, vedete, i punti lenti. Guardate. Questo modo lo sentiamo col dito da tutte e due le parti. Guardiamo e mettiamo la nostra spilla e poi imbastiamo. All'inizio deve essere in punta, proprio perché va poi a sfinire. E poi man mano noi... Io non faccio nodi, l'avete visto? Man mano noi... Un attimo, scusate, che qualcuno mi bussa. Sarà mio marito? Infatti, un attimo. Ok, ragazze, vedete? Io ho cucito le mie pants. Imbastito le mie pants. Adesso noi dobbiamo andare ad imbastire la nostra gonna. E cioè, mettiamo dritto sul dritto, così. Orlo con orlo e mettiamo le spille. Così. Facciamo combaciare i nostri punti lenti come abbiamo fatto né più né meno con le pants. Ecco, fino alla sommità. La cerniera ci abbiamo lasciato l'apertura, perciò qui ai laterali noi imbastiamo tutto. Vedete? Ho messo le spille a destra, adesso le metto a sinistra. E poi facendo sempre combaciare i punti lenti, guardiamo. Fino all'orlo e poi imbassiamo. Vedete? Combacia. Combacia all'orlo, combacia il laterale. E imbassiamo, ago e filo, imbassiamo. Ok, ragazze, la sto misurando chiudendo l'apertura dietro. Aspettate che mi aggancio questa, così voi vedete bene. A parte mi devo andare pure a specchiaio per vedere i difetti, però. Ok. Allora, qui mi si è un po' scucita l'imbastitura. Noi ci mettiamo una spilletta. Attenzione a non pungervi. Mi sembra che cadi bene, però devo andare a misurarmi io dietro, il dietro, perché non mi vedo se ci sono difetti qui dietro. Adesso vado, ragazze.
mio specchio ce l'ho in camera. No, l'ho misurata. Mannaggia, ma come ve la faccio a far vedere tutta? Così non si vede proprio. Vediamo, mi allontano, niente da fare. È molto lunga, è lunghette, non riesco a farvela vedere tutta. Eccola, guardate, vedete anche l'orlo come cade bene. Per vedere se l'orlo è storto, voi girate sullo specchio piano piano così e vedete tutte le vostre, le macagne che ci sono. Mica ci devono stare per forza, Qui dietro, vabbè, dobbiamo mettere la cerniera, Stringiamo un po' con la cerniera. Perciò andiamo subito a cucirla, ragazze. La prima cosa da fare prima di cucire con la macchina è togliere tutti i punti lenti, ragazze, perché se noi non togliamo i punti lenti, questi poi dopo vanno a finire sotto la macchina e siccome sono tutti tagliati, no? È difficile poi toglierli, ci rimane sempre quel pezzetto sotto la macchina. Io prima di cucire, a molte dicono no, cuci più in dentro, cuci più in fuori, ma sti fili si agganciano anche se cuciamo più in dentro o più in fuori. Perciò io me li tolgo, li sfilo tutti. Ci vogliamo un secondo a fare sto lavoretto. Via, togliamo i nostri, vedete, i nostri punti lenti dappertutto. E poi vi faccio vedere il prossimo passo da fare. Vedete, mentre sto parlando io li sto togliendo. Così non ci danno fastidio e riusciamo poi a sfilare l'imbastitura una volta cucito in 4 e 4 8, vedete? Andiamo. Facciamo sto lavoretto. Allora, ragazzi, adesso tolti i punti lenti, io vado a cucire sia i laterali che il centro dietro, che le pence. Prima di fare questo, voi vi siete misurate la gonna, no? L'avete misurata e avete visto se vi sta morbida o vi sta stretta. Allora, se vi sta stretta, anche quel centimetro voi la cucitura fatela all'esterno. Mentre io ho visto che è bella morbida la gonna, perché io abbondo sempre, e me la vado a fare a mezzo centimetro all'interno della mia cucitura, così. Non vado sopra alla mia imbastitura, ma un po' spostata all'interno. Vedete? Vado dritta perché ho il mio punto di riferimento. Ho l'imbastitura. Sto cucendo con una cucitura a 2,5. Ok, adesso cucio tutta la gonna. Voglio farvi vedere come cucio le pence. Inizio dalla parte più larga. Questo me l'ha insegnato una signora che fa la sarta. Arrivo fino alla fine della pence, vedete dove si restringe, e poi invece di andare indietro noi proseguiamo, vedete, in modo che va proprio a picco. Se torniamo indietro ci fa la bozza. E allora noi tagliamo, non a corto, così un pezzettino. Qui c'è tutta ha cucito la macchina e non vi si sfila. Ok, continua a cucire. Una volta cucita tutta la gonna con la cucitura dritta, noi andiamo a togliere le nostre, prendiamo un bel lago o una forbice piccola, vediamo, un ago delle maglie o qualcosa di bello pesante. Che non si piega, capite?
Questo qua va bello massiccio. Eccolo, vedete come viene via non passandoci sopra? Guardate, togliete, l'ago non si piega e voi riuscite a togliere bene l'imbastitore dappertutto. Allora ragazze, dopo facciamo così, vedete, no, questo ai lati è un po' troppo come stoffa e allora io la vado a rifilare. Io ci ho messo 3 centimetri, no? Ai lati la vado a rifilare, perché chi può, vuole fare le cuciture aperte può fare la cucitura aperta e passare lo zighe zaghe da ambo i lati, sui lati, perché sul centro dietro invece le dobbiamo per forza fare aperte. Invece io adesso vado a tagliare circa un centimetro della, ci lascio circa un centimetro e faccio lo zighe zaghe ai lati unito con questo poco tessuto. Qua al lato idem, quell'altro lato facciamo la stessa cosa. Eccolo qui, andiamo a togliere la stoffa. Non è che mi sono sbagliata, no? Controllate sempre. E faccio lo zigzag con la tenendola insomma chiusa, non aperta la stoffa. Mentre qui dietro, vedete, io la lascio aperta perché qui dietro noi ci dobbiamo andare a montare la nostra cerniera in modo invisibile e poi dopo vi faccio vedere come farla. Ok, poi di regola si dovrebbe andare a spianare tutte le cuciture che abbiamo fatto. Ora vado ad accendere il ferro e spiano le cuciture. Ok, intanto passiamo lo zig zag ai lati, va bene? Ai lati, tutti e due i lati. Sia a destra che a sinistra. Sul centro dietro io la cucitura la lascio aperta e ci faccio lo zigzag su ambi i lati. Prima di mettere la cerniera, siccome questa non è la classica cinta alta che viene raddoppiata, io vado a rifinirla con la mia, con il mio pezzetto di stoffa che abbiamo preparato la scorsa volta, tagliandola a garbo della gonna del nostro girovita. Ve lo ricordate? Andate a vedere il vecchio tutorial, tutorial numero 1. Ok, che cosa facciamo? Vedete? Iniziamo dal centro dietro e mettiamo prima le spille, aspettate così, perché questa va messa in questo modo, vedete? Però io qui la piego per rifinirla. Perciò io vado a posizionare la mia cinta sulla parte superiore della mia gonna, così. Noi ci abbiamo sotto i punti lenti di riferimento e la nostra cinta è stata tagliata a garbo, perciò noi prima mettiamo le spille sia di qua che di là, così ribattiamo il nostro pezzettino e aspettate, questo ho messo un po' più sotto fino
al lato e poi dal lato noi andiamo a mettere questo davanti. Sono stata chiara? Così. Prima mettiamo la spilla, poi imbastiamo. Ecco qui, questo è il lato della di quel del pezzo della cinta davanti, no? Così. Perciò qui noi l'andremo a cucire, vedete, ci abbiamo sotto il segno e continuiamo con, tenendo sempre presente il giro vita che abbiamo segnato, poi imbastiamo. Lo sto facendo vedere per intero perché questo è importante, raga. Qua è tutto importante. Ecco qui, siamo arrivati al lato. Noi l'avevamo tagliata più lunga, perché ve l'ho detto, che dopo quando è corta, viene fuori che la dobbiamo rifare. Vedete? Adesso noi ci imbassiamo pure questo lato, lo chiudiamo con la macchina. Idem quest'altro. Andiamo. Ok, adesso io sto cucendo a macchina la mia cintina. Ok, tagliamo le eccedenze della stoffa. Così quando lo andiamo a ribattere è perfetta. Aiuto, ho sbattuto col gomito. Allora, lo vedete? Questa è la cinta che noi abbiamo messo, la cinta che abbiamo fatto col modellino. Noi la dobbiamo ribattere così, in questo modo. Prima di fare questo lavoro però dobbiamo rifinire qui in fondo con lo zig zag, ok? Andiamo a fare lo zig zag. Ecco qui, zig zag. Dopodiché noi pieghiamo la nostra cintina in dentro, così. E facciamo un piccolo trapunto qui, proprio in cima. Qua lo lasciamo aperto perché adesso ci dobbiamo andare ad infilare la nostra cerniera. E allora, mettiamo le spille. Imbastiamo. E facciamo la cucitura proprio qui sopra per bloccare la nostra cinta. Eccola, la vedete la cinta? Vedete com'è rifinita? Adesso, mi sono scordata di dirvi che lo spacco qua dietro deve essere preciso, no, uno più su, uno più giù. Vedete? Questo è il mio, è preciso. Ok? Adesso qui io vado a montare la mia cerniera e la voglio fare, la voglio montare in modo invisibile, che adesso vi faccio vedere. Monto il piedino per le cerniere. Ok, cari, io di solito la metto direttamente in macchina, però per farvi vedere a voi. Allora, vedete, questa va messa qui sotto. Così. Aspettate, perché vi devo dire tutto bene. Io ho girato al contrario la mia gonna. Così. Vedete, alla mia destra, questa qui, io metto la cerniera, questa è la dritola della cerniera, questa è la mia più lunga, a me non me ne frega, la taglio o la lascio più lunga. Vedete? Il dritto della cerniera va messo così. Lo vedete? Così.
dritto sul rovescio della mia stoffa. Questo è il modo di farla venire invisibile. E poi da questo lato io taglio un pezzettino, perché questo, il pezzettino della cerniera, mi è troppo lunga adesso. Pezzettino di quella stoffa che loro mettono in più. E la vado ad imbastire a 1 centimetro, così all'interno, guardate, lasciamo 1 centimetro e imbastiamo. Chi invece lo sa fare lo mette direttamente in macchina. Io adesso lo devo fare per far vedere, perché questo è un tutorial proprio passo a passo, e capite? Vedete, ci lasciamo un pezzettino di stoffa, che è 1/2 centimetro o quasi 1 centimetro, e la imbastiamo fino a qui. Ecco, la cerniera va imbastita. Tiro sopra perché questa è un po' più lunga. E va cucita. Vedete? Prendete questo, il cosetto, lo mettete fuori in questo modo. Fino alla mia metà. Qua, così. Poi dopo la giriamo a dritto. Adesso vi faccio vedere. Ok, andiamo in macchina e cuciamo la nostra cerniera. Questa poi la mettiamo sopra, magari spostandola un pochettino, vedete, così. E poi con un'infilzetta a mano noi la blocchiamo. Ok, andiamo con il nostro piedino delle cerniere. Vado a cucire da di lato così fino alla sommità. L'ho bella e imbastita, perciò non faccio fatica. Piedino della cerniera. Tiriamo un po' sulla cerniera. Mi avvicina qua. L'ho fatta vedere pure su un'altra gonna come fare la chiusura invisibile, la cerniera invisibile. Ok, qui giriamo un pezzettino, andiamo a mano magari, torniamo indietro. Togliamo l'imbastitura. Vedete? Guardate. Questo è il modo di mettere la cerniera invisibile. La tiriamo su. Perciò da un lato è coperta, dall'altro adesso noi la continuiamo a dritto ad imbastire proprio precisamente per chiudere la nostra mudostaghe filo, eccolo qui, in modo che la cerniera non si vede ed è perfetta. Io però mo vado a ricucire la mia cerniera perché la macchina non ha cucito bene, si vede che stava finendo il filo, però adesso vi faccio vedere a voi, capite? Ricontinuate di lato così e
prima la cucite al rovescio, poi la ribattete a dritto, guardate che perfezione di cerniera. Io di solito questa la cucio direttamente in macchina e viene benissimo. A mano viene anche meglio, cioè con l'imbastitura, ragazzi. Ecco qua. Dopodiché facciamo l'orlino sul fondo della gonna e abbiamo finito. Rinfilo la macchina perché lì c'è, ho fatto qualche manovra non azzeccata. Ecco, vedete, guardate, questo va ribattuto, questo va ribattuto e adesso la cucio a macchina per farvelo vedere a voi. Aspettate che con l'ago non riesco a fare tutto, vedete? Guardate come viene e chiudiamo. Eccola, ok, cucio tutto, trapunto tutto. Questo piccolo spazio che rimane, ci sono dei piccoli gancetti che io avevo qui dentro, ma non lo so. Qua ho sistemato subito tutto, ma con lo sistema non mi ricordo dove l'ho messo e non mi ci vuole troppo tempo per cercarli. Ci sono come dei gancetti che, diciamo, bloccano. Si cuce il maschio da una parte, la femmina dall'altra e ti blocca questa piccola apertura. Ok, adesso io vado a farmi il mio orlo, semplicemente perché io ho notato che è molto dritto e ben messo, e poi me la misuro. Eccola qui, ragazzi, l'avete vista pure prima, ma non è cambiato niente. Anzi, adesso è anche meglio. Guardate, allungo un po' per farvi vedere un po', poi la metto sul frontalino, mi faccio fare la foto a mio marito adesso, aspettate vi faccio vedere la svasatura, l'ho fatta vedere pure prima però, eccola, guardate, si vede, vedete com'è fatta bene. Questi sono 7 cm di svasatura dal fianco dai miei 20. Se voi la volete fare 10, penso che non ci sono problemi, perché vedete, non fa quei picchi, casca bene, insomma. Ok, ragazze, vi saluto, che anche oggi abbiamo fatto un bel tutorial lunghetto, come la mia gonna, longhette. E allora, siccome sono stati due bei tutorial, ragazzi, salvateveli, perché queste sono delle chicche che è meglio tenersene da parte per tutte le evenienze, ok? Mi raccomando, mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità e di questo vi ringrazio. Iscrivetevi numerose e lo state facendo perché il canale sta aumentando a dismisura. Grazie a voi e al vostro buon cuore. Vi mando tanti tanti baci, alla prossima carissime.